anch'io i nonni in Ucraina e spero che andrà tutto bene. Il Valdarno Aretino e Fiorentino a fianco del popolo ucraino, più di 1000 le persone che sono scese in piazza percorrendo le strade di San Giovanni Valdarno fino a Piazza Cavour per partecipare alla Marcia per la Pace. Noi innanzitutto vogliamo ringraziare la comunità italiana e tutto il popolo italiano per avere questo sostegno nei nostri confronti, perché è veramente importante. E attraversiamo un momento veramente durissimo e siamo veramente grati. Sappiamo che il popolo italiano non è mai stato indifferente e quindi vi ringraziamo moltissimo. Anch'io vorrei ringraziare tutto il popolo italiano. E grazie a tutti. In tutto 11 i sindaci dei comuni che hanno partecipato alla marcia, assieme a studenti, associazioni, sindacati, partiti, insomma cittadini, che hanno detto un no fermo alla guerra russa in Ucraina. Un no forte e deciso contro la guerra, che si fermino immediatamente i combattimenti e le armi. Noi siamo dalla parte del popolo ucraino, siamo dalla parte soprattutto dei civili, uomini, donne e bambini che stanno pagando il prezzo più alto di questa guerra. Anche Reggello ha voluto essere qui questa sera insieme ai comuni del Valdarno Aretino, del Valdarno Fiorentino, per dire in maniera forte, in maniera chiara, in maniera decisa il nostro no alla guerra, la nostra vicinanza al popolo dell'Ucraina, ma soprattutto l'importanza e il valore di perseguire tutte le azioni per arrivare prima possibile a una situazione di pace e di normalità. Possiamo sicuramente esprimere grande solidarietà al popolo ucraino, possiamo darsi da fare concretamente con tutti i bisogni che in questo momento si sono ovviamente accentuati. Io ho ricevuto una mail list da parte della comunità di Mogilev Podolsky, che è il comune, io sono stato 5 volte in Ucraina, quindi la conosco abbastanza bene, e Mogilev Podolsky è il comune con il quale noi da molti anni siamo gemellati, perché è il comune che ha dato i natali a Nikolai Buyanov,